Bentornati sugli Ask Esauriti con Pat. E Jacopo? Bene, bentornati. Oggi parleremo della canzone vincitrice del Melody Festivalen, quindi la canzone della Svezia, l'entry della Svezia, Tus con Voices, giusto? Sì. Allora, c'è da dire che è stato un festival abbastanza combattuto, infatti Tus l'ha scampata, diciamo, su Erik Sade, grande nome comunque portato dalla Vecchia Svezia. conoscenza eurovisiva. Esatto, vecchia conoscenza, e le The Mamas, la entry dell'anno scorso, che anche loro comunque sono state un'ottima entry l'anno scorso, Ma con una Proprio un'ottima. canzone quest'anno che non è stata particolarmente, secondo me, interessante. Cioè, carina, ma niente di particolare. Tra l'altro Erik Sade che si è classificato secondo e le The Mamas perse, no? Sì, Dico male? Oh, tutto giusto. ok. Abbiamo letto il testo, anche qui diciamo che il filone di quest'anno su questi testi è sempre più o meno lo stesso, cioè la rivincita, la voglia di riuscire a migliorarsi, di essere, di vivere meglio, di prendersi insomma tutto ciò che si considera insomma una vita migliore, no? E quindi fondamentalmente tu sei in questa canzone che secondo me richiama anche molto il suo background da insomma richiedente, da rifugiato. E lui ha proprio dichiarato che questa canzone riguarda appunto l'amicizia, la capacità di perseverare, la perseveranza e l'importanza, appunto, come lui poi ha fatto capire bene nel testo e nel titolo, di ascoltare tutte le voci. Quindi anche un richiamo, diciamo, all'importanza del pluralismo, È un bel dell'ascoltare tutti. messaggio, È un un bel bel messaggio. messaggio. Senti, ma cosa ci aspettiamo noi a livello di sonorità? Io non, non mi aspetto. Mi sarei aspettato che fosse una ballad, ma invece ho letto che siamo sull'elettropop. Ah, ti sei proprio già fatto spoiler. Sì, eh sì, purtroppo sì. Ah, già, Jaco. Allora io direi che Quindi ci buttiamo e sentiamo invece sentiamola direttamente, che. Sì, esatto, invece che speculare, che non ha senso ormai. esatto, vai. There's fire in the rain, but we'll get up again. We're 1,000 miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. World is turning us around, but I feel it in my heart. Let's make a brand new start. Il ritornello ti rimane in testa, però non so se questa è una cosa positiva, perché mi sembra che ti rimanga in testa perché è molto già sentito. Stavo per dirlo anch'io. Però ti rimane in testa. Quindi comunque, cioè, insomma, il pro di questa cosa è che è accattivante. Il contro però è che rischia di rimanerti in testa appena l'ascolti e di scivolarti via appena ne ascolti un'altra. Sì, secondo me a me sembra un po' datata come proposta. Cioè, nel senso, appunto, mi sarei aspettato di ascoltarla, non so, alla radio su RDS nel 2008. Punto a favore dell'artista che effettivamente aveva una voce stupenda. Cioè, Sì. lui ha proprio una bella voce, proprio bella, bella, bella. Ecco, è quella più che altro che mi attrae un sacco. Cioè, penso che davvero lui potrebbe cantare qualsiasi cosa con questa voce qui. Lo staging è ben fatto, comunque. Sì, lo trovo abbastanza in linea con Eurovision, sinceramente. Sì, secondo me sì, se fanno questo gioco di luci bianco-nero non mi dispiace mai. Non è male. No, perché è qualcosa che non è troppo, non è eccessivo, perché in una canzone di questo tipo qua, con questo messaggio, uno staging eccessivo risulterebbe un po' forzato, Però è ma scenografico. esatto, è scenografico, non è vuoto, non ti dà l'impressione Sì, sì, di sì. pochezza, ecco. Sono Quindi anche d'accordo. un altro punto a favore. Bellissimo
bellissima l'idea di far apparire i volti dietro per dare proprio l'idea di queste million voices. Proprio Bellissimo. carina l'idea. Sì, Sì. si rende proprio nell'effetto del messaggio che vuole passare. E in realtà adesso mi sta già piacendo un po' di più. Non so se perché magari è stato un po' più pieno, un po' più intenso anche. L'impatto emotivo di questo pezzo è innegabile, è indubbio, cioè voglio dire, a me tocca personalmente. Cioè il brividino, sai, di quando vedi una performance bella, ce l'ho. Ho paura che questa sia un'altra di quelle canzoni che ha bisogno di tempo. Cioè che il primo ascolto non te lo rende, il decimo ascolto la sai a memoria, non so. Cioè che il primo ascolto sì, ti rimane magari il ritornello così, ma niente di eccezionale. Man mano che l'ascolti, ti aumenta. Sì, è molto probabile. Ecco, cioè, allora si conferma ancora una volta che la Svezia è una fuoriclasse. Come sempre. Io veramente sarà successo una volta negli ultimi 10 anni di non apprezzare ciò che la Svezia aveva mandato, quindi va bene. A me questo finale mi ha fatto ancora più venire il brividino. È Cioè, stato bello questo finale, sì. vedere quei ballerini che sorridono mentre ballano così, mi ha emozionato. Mamma mia. Lo staging secondo me è perfetto. Il fatto che poi a un certo punto ci sia stato quel cambio di tonalità, secondo me l'ha resa ancora più interessante perché i cambi di tonalità fanno sempre il loro effetto. Eurovision ti danno sempre quella cosa di ah, ancora più bello, ancora più potente, così, quindi sì. Il fatto che poi a un certo punto lui abbia fatto questa parte, insomma, in cui si è girato e c'erano le luci dorate dietro, è stato anche un bel cambio, ti posso dire, anche dal punto di vista estetico, gradevole, no? Cioè che eravamo abituati al colore, sai, al colore freddo, al bianco e nero, così, poi quell'oro così è stato secondo me molto... Molto azzeccato. Ti faccio una domanda. Tu avresti preferito, collegandomi a quello che hai detto all'inizio, adesso che l'hai ascoltata, avresti preferito che fosse una ballata? No. No, No. sei stato soddisfatto del prodotto? Penso che averla confezionata in questo modo ne abbia esaltato la qualità, diciamo, di potenza, emotiva. Quella capacità di urlarla quasi, no? Cioè, ovviamente non stiamo parlando di urlare dal punto di vista tecnico, però proprio di darti quel senso di mi sto sfogando, ci butto dentro tutto quello che ho. Sì, no, ma è una canzone che è estremamente dolce, ma che ti esprime proprio l'impatto dell'urlo. Cioè, nonostante rimanga su toni vocali estremamente dolci comunque, perché lui ha una voce proprio quasi che vola, cioè proprio Sì, dolcissima a non è una livello. voce da rocker. Esatto, però ti arriva comunque, ti arriva l'impatto, diciamo, emotivo di questa canzone. Io sono partita scettica. Io pure. Devo ammettere che non è tra le mie preferite, perché non posso dire che rimarrà tra le mie preferite di sempre, ma sono arrivata alla fine che l'ho apprezzata invece. L'ho Io apprezzata. pure. Cioè, allora, la canzone, ti ripeto, di per sé non è chissà che. Però tutto ciò che c'è di contorno, la sua voce, la sua personalità, i sorrisi che hanno messo nella performance, perché quelli là sono importantissimi, secondo me, decuplicano la sua forza, la forza della canzone singola. Sì, tu pensi, come pensi potrebbe piazzarsi prima in classifica d'Eurovision? Non penso sia una vincitrice questa, se escludiamo eventuali appunto colpi di genio nello staging, io non penso possa salire più di una top 5. Secondo me top 10 probabile, top 5 io la vedo un po' difficile perché quest'anno, ma l'abbiamo anche già visto e tra l'altro tante ne dobbiamo ancora vedere, ci sono un sacco di canzoni che sono particolari, che sono diverse. Questa io comunque rimango della mia opinione iniziale, è comunque a livello di sonorità un po' datata. Quindi non so se davanti a delle innovazioni magari che vengono portate da altri paesi potrà sopravvivere una cosa che comunque suona un po' di datato, ecco. Però non Nonostante sia dimentichiamoci bella. una cosa, che la Svezia è la Svezia. Cioè,
No, nel senso che se una canzone del genere fosse stata portata da, non lo so, dalla Romania, probabilmente l'impatto che avrebbe fatto sarebbe stato molto minore. A parità di condizioni, sia di staging sia di tutto, l'impatto che avrebbe fatto sarebbe stato minore perché c'è proprio il marchio Svezia, no? Ti dà quell'idea di qualcosa che già di per sé è di qualità. Questa cosa qua, secondo me, non la dobbiamo mai dimenticare perché conta, secondo me conta. Sì, influisce tanto, assolutamente. Sai cosa, sai che impressione ho io quest'anno? Che non ci sia una canzone che veramente risalti rispetto alle altre. Cioè, ci sono tante belle proposte, però può succedere tutto. Cioè, io Ah, adesso sì, dici. non ti direi c'è qualcuna che, cioè, l'anno in cui c'era Loreen ti avrei detto sì, dai, è chiaramente la vincitrice lei. L'anno scorso, boh, se la giocavano Islanda e Lituania, erano chiaramente di un livello successivo rispetto alle altre. Quest'anno io non ho questa impressione con nessun pezzo, cioè nel senso sono tutti di buona qualità, secondo me la qualità è migliore rispetto all'anno scorso in generale, almeno fino a quello che abbiamo ascoltato Sì, su questo adesso. concordo. Però, boh, cioè veramente è buono perché sarà più combattuto. Però proprio dal punto di vista di... Ti guardi intorno e sono tutti d'accordo sul fatto che quella è una canzone veramente ottima. Cioè, io vedo questo consenso molto più diluito tra le varie proposte quest'anno e non concentrato su quelle poche. Infatti, ogni volta che guardo la top 10 della gente che scrive sui gruppi di Facebook, sono tutte diverse, sono veramente tutte diverse. Cioè, veramente, ho veramente difficoltà a trovare una tendenza, specifica. Beh, ma in realtà basta anche un po' guardare gli odds quest'anno, che sono abbastanza oscillanti, ci sono canzoni che salgono, scendono, vicine tra... Cioè, non c'è... A parte adesso con la Svizzera, in realtà, che è un po' più staccata dalle altre, però tipo dal terzo al sesto posto sono più o meno tutte lì, eh. C'è molta meno chiarezza in come andrà a finire ed è bello, eh. Cioè, Sì, è no, è migliore per noi combattuto. appassionati del gioco Eurovision, oltre che della musica, capito? Se esprimo un voto adesso in base al primo ascolto, per me sarebbe un 7. Ok. 7 meno. Però se dovessi riascoltarla e magari questa registrazione la facessimo di nuovo tra 3 giorni, diciamo, a canzone ascoltata, probabilmente potrebbe tranquillamente diventare un 8, un 8 Vabbè, in ogni caso io direi che rimandiamo i nostri ascoltatori al video che faremo sulla nostra top 10, una e mezzo. volta che avremo Esatto. ascoltato la prima metà, cioè le prime 20 canzoni che avremo ascoltato, e quindi lì parleremo un po' delle nostre opinioni anche fuori dal momento, Dopo. no, del a caldo, Esatto. ecco. Beh, io direi che per oggi è Per oggi è tutto. tutto, esortiamo come al solito i nostri ascoltatori a scriverci nei commenti, insomma, quello che stanno pensando, insomma, qual è anche la loro top 10, iniziate a condividerla con noi, ormai che sono uscite praticamente tutte le canzoni, insomma, diteci cosa ne pensate, se preferite la canzone di quest'anno o se avete preferito le Mamas l'anno scorso. Purtroppo quest'anno la maledizione del paragone tocca un po' tutti. E niente, non vi dimenticate di attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite del nostro canale. Va bene, dagli exauriti per oggi è tutto, alla prossima reaction, un Ciao a bacio. tutti!